Ciao Massimo, ciao Emiliano. Stasera parliamo di quello che era mai la tragedia e qui nel mondo almeno occidentale, cosiddetto del Covid, eccetera, e anche dell'Italia, in cui c'è una massa enorme di gente che ormai si è arresa al sistema e c'è chi vuole lottare, che però si scoraggia e alla fine ovviamente non pensa che andar via per non subire già il grave che si sta subendo. E stasera abbiamo qui la testimonianza di uno di questi che chiaramente non può sopportare questo andazzo, che sia qui un amico emiliano di Firenze, se ho capito bene, vero, di Firenze, giusto? Di Viterbo, Ah, Viterbo, sì. Viterbo, scusa, di Viterbo, sì, di Viterbo, il quale ci racconterà la sua testimonianza. Quindi, e questo è per capire un po' a che livelli qui siamo arrivati, in quanto che c'è un paese ormai narcotizzato, allo sbando, senza più una direzione politica degna di questo nome. Insomma, la legge, la Costituzione viene calpestata ultimamente in tutti i modi. Insomma, prevale il caos e la prepotenza del potere che narcotizza la gente con i suoi media, rendendoli facili pecorelle da domare, diciamo così. E questi sono i risultati. E allora io, caro Massimo, intanto tu ci dici laggiù come vanno le cose, visto che sei in Tanzania da quasi un anno, insomma ci racconti come stanno le cose là e poi sentiamo appunto l'esperienza di Emilio, ecco quello che la sua sensazione che ha avuto nel venire a trovare giù in Tanzania. Prego, a voi la parola. Vai tu, Massimo. Allora, grazie Baldo. Purtroppo Sì. abbiamo problemi di linea stasera e speriamo insomma di farcela. Allora, dunque, sì, Emiliano che vive a Viterbo, ora poi farà una breve introduzione, no? Di chi è lui, quello che fa, eccetera. È stato il primo amico che è venuto dall'Italia con il piano B. In Tanzania, siamo stati in Tanzania e poi l'ho portato a Zanzibar. Ecco, ho piacere più che di parlare, chi mi conosce sa che più che parlare io amo far parlare gli autori che cito e in questo caso qui la testimonianza di Emiliano. Ecco, quindi poi io, quando Emiliano ha concluso il suo intervento, io completerò il video con delle altre informazioni che ho raccolto nel frattempo, per dare la possibilità a coloro che hanno veramente desiderio, hanno la motivazione di lasciare l'Italia anche temporaneamente, di poterlo fare venendo a trovare in Tanzania, partecipando al piano B o al piano C. Ho messo a punto un piano C che ha delle caratteristiche un pochino diverse dal B. Ora lascio la parola a Emiliano che ci dirà pochino, grandi linee, la sua esperienza, le sue sensazioni venendo qui in Tanzania e Zanzibar. Prego, Emiliano. Innanzitutto buonasera a tutti. Ci sei, mi senti? Sì, vi sento. Certo. Pronto? Ok, innanzitutto buonasera a tutti. Io sono Prego, prego. Emiliano, sì, sono un libero professionista, opero nel settore assicurativo. Niente, in pratica, come già anticipato Baldo nella premessa, in Italia stiamo vivendo veramente un periodo buio, dove la Costituzione è stata veramente calpestata e quindi questo che cosa mi ha portato? Mi ha portato a guardare molto la controinformazione e diciamo, nell'analizzare tutti i contenuti delle varie persone, dei vari blogger che appunto parlavano in maniera Baldo, online. stacca la telecamera per cortesia. Sì. Come? Stacca la telecamera. Sì, un attimo. Sono incappato in un'intervista di Stacca la Massimo. telecamera che tanto non serve. Vediamo un po' se migliora la linea. Prego, prego. Secondo. Vai. Prego. Sono incappato in un video di Massimo, dove raccontava qual era la situazione che si viveva in Tanzania e da come l'ha presentata mi ha incuriosito subito perché insomma si parlava di una certa di una libertà
quella che abbiamo sempre vissuto fino al 2020, all'inizio del 2020. Che succede? Che incuriosito da quello che raccontava, da com'era la situazione, ho visto anche... Emiliano, mi senti? Emiliano, mi senti? Ecco, purtroppo c'è una linea troppo disturbata, non si sente niente di quello che dice. Vado, si può prendere... Io lui lo sento. Vai, a te Emiliano sei disponibile più tardi. Cioè... Va bene. Non so come sei disponibile più tardi o c'hai da fare, Emiliano? Troppo disturbato, se non sente niente. Se no si fa domani sera. Facciamo domani sera, dai. Possiamo fare domani sera, non sente niente stasera. Troppo disturbato. Non sento niente. Non si sente niente. Non sento niente. Ubaldo, te senti? Ma io sento voi. Vado. Sento il rumore di linea, quello sì. Bene, molti rumori, ma non Emiliano, dice Franco. Anche chi ci ascolta non dice niente perché è troppo disturbata la linea. O facciamo un'ora, se siete disponibili, io ci sono, non ho problemi, oppure si fa domani. Facciamo domani perché stasera... Ditemi voi. Però io sentire vi sento, eh. Non ce la... No, più tardi non ce la faccio. O facciamo domani, io sento malissimo. Emiliano, prova a avvicinarti al microfono un pochino di più, ma non è un pochino il microfono. Io Emiliano non lo sento. Riuscite a sentire Emiliano quello che dice? Io lo sento. C'è Emiliano. Qualcuno che mi dà la risposta? Sì, no, io sento tutto disturbato. Sì, no, sento Ubaldo, ma Massimo lo sento disturbato. Via. Emiliano, continua. Su, Emiliano, proviamo a continuare. Su, pazienza, continuiamo. Dai, prego. Va bene, insomma, quello che ho fatto è ho prenotato il biglietto aereo, ho contattato Massimo e ho aderito, diciamo, sono andato a vedere qual era la situazione in Tanzania e, insieme a Massimo che mi è venuto a prendere all'aeroporto e mi ha accompagnato in giro per il paese, sia in Tanzania sia a Zanzibar, che è un'isola che sta lì davanti e che fanno parte dello stesso, diciamo, governo, ma sono due statuti differenti, da quello che ho capito. E lì in realtà la vita è veramente libera, nel senso che non c'è pericolo di mascherina, puoi trovare qualcuno con la mascherina, uno su mille, la proporzione è questa, e puoi entrare nei negozi senza mascherina, non c'è l'assillo del vaccino, nessuno ti obbliga a fare niente. C'è una piena libertà. È ovvio che qualcuno che si reca in Tanzania non si aspetti di trovare quello che trova in Europa. Quello che c'è dal punto di vista del mercato, anche della, diciamo, della, come si dice, della qualità della vita, è sicuramente inferiore. Ma quello che è la cosa più importante è la libertà. Quindi ho cercato di capire qual era il funzionamento, quali erano i meccanismi per cercare di avere la residenza in questo paese, più che altro in Zanzibar, perché in Tanzania rimane un po' più complicato. Stiamo ancora con Massimo limando alcune situazioni. Perché alcune cose non sono proprio chiare, però bene o male tutto è possibile e tutto si fa. A Zanzibar è possibile acquistare delle proprietà, è possibile fare business, è possibile acquisire anche la residenza, o addirittura la doppia residenza, che sarebbe importante, secondo il mio avviso, per un'eventuale anche via di fuga dall'Europa, perché in particolar modo dall'Italia, perché l'Italia sta diventando veramente un paese poco vivibile. Che succede? Io non so, Massimo, io che cosa devo dire di Zanzibar, della Tanzania, di come vivono, come che cosa, qualche racconti.
Pronto? Dai, vai, vai, parla, parla. Sì, sì, no, ecco, questo è, quindi il consiglio che io posso dare, non ho la verità in tasca, questa è una mia sensazione, ma quello che posso dire alle persone è il consiglio di prendere l'aereo ed andare a vedere come funziona realmente in questo paese che rimane veramente nella piena libertà delle proprie azioni, c'è un'autodeterminazione completa. Questo è, quindi ho aderito al piano B di Massimo, cioè lo sto studiando ancora, perché come dicevo prima ci sono delle cose che bisogna ancora studiare bene, non è proprio così semplice, però parlando con le persone giuste si riesce insomma a sviscerare tutte le problematiche e a crearsi quello che potrebbe essere veramente un paradiso. Io sto personalmente decidendo di fare qualche investimento nell'isola di Zanzibar, perché secondo me vale la pena, e ripeto, consiglio a tutti, se non credete, di andare giù a vedere e informarvi e vedere qual è la situazione, perché se l'escalation della deriva costituzionale che stiamo vivendo qui in Europa dovesse proseguire, allora per chi ha capito quello che sta succedendo potrebbe essere una bella via di fuga. Questa è la mia esperienza. Ho girato tutta l'isola, a me personalmente è piaciuta, ripeto, non vi aspettate di trovare grandi supermercati, cinema, discoteche, chissà che cosa, però quantomeno la vita può essere vissuta nel pieno di quello che deve essere. Questa è un po' la mia esperienza e quello che ho capito di questa di questo stato, insomma. Poi ce ne saranno anche altri, spero. Io purtroppo non ho la possibilità di visitarli tutti. Quello che ho cercato di visitare è stato quello che più mi ha convinto, e nella ricerca che ho fatto il piano B mostrato da Massimo secondo me è quello più efficace che può essere messo in pratica per una salvezza. Questo è il mio pensiero. Poi qualcuno, ho sentito parlare anche di altri paesi, quali la Costa Rica, paesi sudamericani, ma io purtroppo non ho la possibilità di andare a vedere. Ho parlato con qualcuno che sta lì, ma non so dare un'idea precisa di quello che potrebbe essere. La Tanzania l'ho visitata, è come la racconta Massimo nella sua intervista che io ho visto, e quindi invito tutte le persone a ricercare l'intervista di Massimo Guerrieri, analizzarla, vederla e studiarla, perché secondo me è una valida alternativa alla deriva democratica. Mi avete sentito? Sì, sì, prego, io sì. Questo è, io poi non so che cosa volete sapere. Io non ho sentito quasi niente, ma se avete sentito voi va bene. Io sto parlando senza telecamera e sul telefonino, quindi non so quello che... se tu, Baldo, hai qualche domanda da farmi sull'isola, su qualcosa, puoi anche chiedermi, non è un problema. Che cosa vorresti sapere di più preciso? Perché io le poche informazioni che ho acquisito sono queste. Sì, però sì, Ubaldo. Prego, prego. Sì, no, io ho detto, hai qualche domanda specifica su che cosa devo parlare di Zanzibar? Domanda specifica non ne ho, cioè detto francamente.
Cioè, d'altronde cosa vuoi? Cioè, qui ormai, data la passività degli italiani, che ormai non esistono più né come popolo né come niente, né, cioè, e qui è tutto azzerato e non si sa domani che cosa potrà capitare, è ovvio che chi, è ovvio che chi come te vuole, insomma, fa qualcosa, e vedendo che la stragrande maggioranza non fa niente, siccome non si può combattere da solo contro tanti, è impossibile, allora si cerca di andare via. E ok, quindi, io sono d'accordo, in questo caso, a Tanzania e altri paesi simili che vanno bene, dove non ci sono quelle, dove si vive come si viveva prima da noi, insomma, quantomeno non ci si puntura. Bravo. Non ci si fa tutto quel casino che sta facendo. Bravo. Ecco, allora, in questo momento Tanzania e Zanzibar sono completamente liberi, si può dire che sono praticamente liberi. Nessuno potrà però prevedere quello che può succedere fra qualche anno. Non vorrei che questo governo mondiale possa mettere le mani pure in certi paesi, insomma, anche se lo ritengo difficile per la cultura che hanno, anche per come vivono, secondo me sarebbe impossibile in quel tipo di paese creare un controllo globale, perché la popolazione è incontrollabile. Quindi da quel punto di vista ci sono almeno 20-30 anni di vantaggio, insomma. Qui in Europa non credo che abbiamo tutto questo vantaggio. Questa è la mia esperienza. Poi, se qualcuno ha altre informazioni su altri paesi che hanno questo tipo di libertà, ben venga, e sono pronto anche ad ascoltarli, ad accettarli e analizzarli. Questo è. Il clima è fantastico, perché non c'è bisogno di cappotti, come sapete lì è sempre caldo, c'è il mare, c'è il sole, c'è tutto quanto quello che mm-hmm. serve per vivere bene. Cioè, ti devi un po' accontentare, perché ovviamente, ripeto, non è che hanno delle risorse illimitate, lì le risorse sono quelle che sono, le cose da mangiare sono sempre le stesse, bene o male, non è che c'è quella varietà che possiamo trovare nei nostri supermercati, però insomma è tutta roba genuina, dal pesce, il pollo e le verdure e la frutta, che ne hanno moltissima, quindi da quel punto di vista sono messi abbastanza bene. La cosa che devo studiare maggiormente è il problema della sanità. Quello non ho affrontato quel problema, è una cosa che voglio affrontare nel mio prossimo viaggio, che intendo fare il prossimo mese nell'isola. Questo è. Senti, ok? Pronto? Certo, quindi tu laggiù, quindi cosa consiglieresti? Che vorresti andare laggiù? Bando. Andare laggiù, in sostanza. Non vi sento. Altre abitudini, altri modi di vita. Tu quindi cosa consiglieresti a chi laggiù? Cioè, ci vorrebbe uno scritto di adattamento, insomma, no? Scusa, vado, puoi ripetere, non ho capito nulla, perché non sento niente. Come? Non ho sentito nulla di quello che hai detto adesso. Ho detto, tu cosa consiglieresti che dovresti andare laggiù? A cominciare da adattarsi a tutto. Allora, secondo me la cosa da fare è, chi vuole andare giù, non è che deve partire con la valigia e andare. La cosa che deve fare è andare giù almeno una settimana. Io consiglierei una settimana, 10 giorni, per andare a vedere. Si fa un bel giro dell'isola con delle persone che conoscono il posto, si fa spiegare tutto quello che è, si fa vedere i posti, si fa vedere le case. Io avrò visto con massimo 40-50 case, ho visto villaggi in costruzione per capire se c'era la possibilità di comprare all'interno di un villaggio, se c'erano delle case nel centro storico. Poi siamo andati sulla costa dell'Oceano Indiano. Quindi il consiglio che do io è girare non tanto la Tanzania, perché lì è più complicato, ma Zanzibar. Una settimana si gira abbastanza agevolmente con un driver,
uno inserito nel luogo che ti possa dare i consigli giusti e ti possa far conoscere e far vedere i posti che uno può decidere di poi utilizzare nel futuro come propria via di fuga. Questo è, cioè, non ho la verità in tasca, è la mia verità. Io mi sono trovato bene, credo che valga la pena investire in quell'isola, e quindi il consiglio che do è di andarla quantomeno a visitare una settimana, non è poi così tanto. Questo è il mio consiglio. Ho capito. Certo, uno deve andare lì, almeno si rende conto di cosa farà e tutto il resto. Deve rendere conto. Anche in base all'attività che svolge, perché ci dovrebbe essere nella città dove vivono, mi sembra, 500.000 persone, c'è la possibilità di fare di anche business, di aprire, non so, un negozio, qualcosa. Quindi in base a quello che uno svolge, può decidere anche di fare qualcosa, di creare qualcosa dal nulla. È un paese che dà questa possibilità, te la dà. Questo è già una bella cosa. Anche perché in realtà poi quello che conta è appunto è quello, insomma, che ti dà la possibilità di fare qualcosa, insomma, ecco, tutto qua. Questo deve essere molto chiaro. Devo verificare i costi degli eventuali permessi del visa business, perché ovviamente se vai giù per business cambia il costo del visto, non è più turistico ma business, quello va, mi sembra che costi per chi non è pensionato intorno ai 1.400-2.000 euro ogni 2 anni, quindi stiamo parlando di circa 1.000 euro all'anno. Ecco, c'è da valutare un po' di cosine, però alla fine uno valuta tutte queste cose, pondera, e se pensa che sia la cosa migliore vivere in un paese così anziché in Italia o in un altro paese dove le restrizioni secondo me torneranno, allora vale la pena, insomma, andare a vedere. Certamente. Direi che, dato il caso, sicuramente ci vorrebbe, come dire, il modo di vedere, insomma, ecco, io penso di sì. Quella è fondamentale, perché non dovete mai fidarsi di qualcuno, cioè prendere la notizia per quello che è, però andarla a verificare sempre, perché nessuno ha la verità in tasca. Le cose vanno verificate di persona. Questo è il consiglio che posso dare io. Sì. E ripeto, l'intervista che io ho visto di Massimo Guerrieri, che presentava la Tanzania e Zanzibar, è quella che mi ha convinto più di tutti rispetto a tutti gli altri blog che ho visto. Tanti dicono di non andare via dall'Italia e di rimanere a combattere. Qualcuno si è rifugiato appunto in Costa Rica, qualcuno però, insomma, io ho deciso di andare a vedere quel posto, non è che ho la possibilità di vederli tutti, bisogna anche decidere, prendere una decisione e portarla a termine. Questo ho fatto. Chi ha la possibilità penso che debba fare qualcosa, insomma, in più, che non rimanere qui a vedersi calpestati tutti i diritti. Mi senti? Sì, va avanti. Ok. E io non so più che altro aggiungere, perché poi non sono uno avverso alla telecamera, alle interviste, per me è la prima volta nella vita, quindi non so neanche quello che ho detto, quello che non ho detto. Non lo so. Se vi servono altre informazioni, se vuoi fare qualche domanda specifica, io nelle mie possibilità ti posso rispondere, se ti serve di sapere qualcos'altro. Hai domande? Certo. Non so, che cosa vuoi sapere? Ubaldo? Una domanda potrei dire, insomma, quello che potrei dire, cioè, di te, cioè, che le tue sensazioni che provi
in questo caso nel vedere tutti tanti i nostri connazionali che ormai non esistono più, che sono solo degli automi impauriti e vili che pur di continuare a fare la vita comoda si fanno far di tutto, no? Ecco, vorrei avere un tuo pensiero su questo stato gravissimo di cose che purtroppo vediamo. Beh, io ho un mio pensiero, non posso giudicare gli altri perché non mi permetto di giudicarli gli altri. Credo che chi ha aderito a tutti questi ricatti in qualche maniera si è reso complice di questa deriva dittatoriale. Però più che avere un pensiero negativo non posso fare, perché ognuno nella vita è libero di fare quello che vuole. Il problema è che noi non siamo più liberi di fare quello che vogliamo, è questo, è che il loro asservimento ha praticamente tolto la libertà a chi ha deciso di prendere un'altra strada. Certo, questo è, però certo, andarli a giudicare, perché rimane anche difficile, molti hanno il lavoro da posto pubblico, quindi mi posso anche mettere nei loro panni e dire sì, ma se loro non si sarebbero vaccinati avrebbero perso il lavoro, quindi come fai a giudicarli? Spesso lo hanno fatto per motivi, magari perché dovevano portare lo stipendio a casa, perché magari hanno dei figli, quindi certo. Non abbiamo più Emiliano in linea. Aspetta, sta ritornando Emiliano, eccolo qua. Nel deserto, ecco, per Emiliano. Due anni ho deciso alla fine di smettere e di prendere le mie decisioni, perché tanto è inutile. La gente che ha capito, ha capito. Chi non ha capito non capirà mai più. Questo no. È il mio pensiero. Questo è il mio pensiero. E fra qualche anno probabilmente si pentiranno anche loro di quello che hanno fatto, perché sta cosa si ritorcerà contro di loro, sono convinto di questo, sono convinto. Direi di sì. Perché oggi hanno chiesto la terza e chiederanno la quarta dose, un domani potranno chiedere qualsiasi cosa, perché sanno che tanto si piegheranno comunque a qualsiasi loro volontà. E io quello che vedo, spero di sbagliarmi e non voglio essere proprio complottista, che qui andiamo verso il credito sociale che già in alcune zone della Cina è in vigore. Cioè, se tu ti comporti bene, ti lascio il Green Pass, se tu paghi le tasse, ti lascio il Green Pass, se tu paghi la multa, se tu paghi le bollette, se sei tutto a posto, ti do il Green Pass, se no non ti faccio prendere né il biglietto aereo, né il biglietto del treno, né il cinema, né niente. In Cina c'è una parte... c'è una zona della Cina già è così, il modello cinese è quello che piace a questi politicanti e stanno andando in quella direzione. Questo è il mio avviso, spero molto di sbagliarmi. Purtroppo però, il tema è quanto ti sbagli. Lo so, io ho il mio istinto, devo solo sperare di sbagliarmi, devo solo sperare. Certo, sì. E quindi questo è. Io l'ho capita, cioè, penso di averlo capito, ma io ho tanti amici che l'hanno capito, il problema è che non riescono a contestare questo fatto, perché diciamocelo chiaramente, sono presi per le palle, via, diciamo così, questa è la situazione, il ricatto è stato studiato bene, hanno stretto un po' la volta, ci hanno messo, li hanno messi nell'acqua bollente. Ubaldo, sì, mi sentite? Sì, sì. Sentiamo, mi sentite? Sì. No, Emiliano, perdona, io non ho capito quasi niente di quello che hai detto, però se chi ci ascolta ti ha capito, se vedo problemi di linea, meglio così. Ti volevo chiedere, ma qual è la cosa che ti ha sorpreso di più positivamente e quella che ti ha sorpreso di più negativamente, sia a Zanzibar che in Tanzania? Perché sono due, come hai detto giustamente, che sono entità abbastanza diverse.
Ma la Tanzania, come sai, mi sono fermato 2 o 3 giorni. E... Hai sentito la domanda? Sì, ho sentito. La Tanzania non sono riuscito a farmi un'idea, anche perché siamo rimasti lì pochi giorni, 2 o 3 se non sbaglio, e in sostanza quando avevo capito che in Tanzania era più difficile prendere la residenza perché c'erano delle condizioni un po' più stringenti, era un po' più difficile, bisognava fare, mi sembra che per avere la residenza bisognava fare business con uno del posto, se non sbaglio, adesso non vorrei dire una castroneria, avevo un po', diciamo, sorvolato e abbandonato l'idea della Tanzania. Quindi ho preso subito in considerazione l'idea di Zanzibar. Quindi che cosa è stato? La cosa più positiva, la cosa positiva di questi posti è sicuramente l'aria di libertà che si respira, perché tu sei libero in pratica di fare ciò che vuoi. Quindi oltre alla libertà, la cosa positiva è il clima, che a me piace tantissimo, il clima caldo, accompagnato sempre da quella brezza. Mentre la cosa negativa, un po', diciamo, lo stato, la cultura un po' non tanto pulita di queste popolazioni, che soprattutto nella città, okay, andrò via. Sì, se posso fare un commento veloce, prego Emiliano, prego. Sì. No, prego, vai. Fai il commento, Massimo. No, io volevo fare un commento, non ti volevo disturbare, volevo fare un commento su Luca Micheli, che ha scritto massoneria uguale guerrieri. Se può spiegare un pochino meglio quello che intende dire, perché quello che ha detto così come è scritto è una grande castroneria. Beh, massoneria, insomma... Capito, Luca? Io posso dire la mia testimonianza. Cioè, penso che tu non abbia seguito niente dei miei interventi, se no non avresti detto una castroneria del genere. Comunque via, andiamo avanti, prego Emiliano. No, ecco, volevo dire, la cosa che mi ha colpito in negativo è stata solamente questa bassa cultura dell'igiene che hanno... che ha il popolo, perché ripeto, nella città portuale che è Stone Town, dove c'è il porto di Zanzibar, quello che mi ha colpito è stato un po', diciamo, che le persone, ecco, non è che lasciano le cose per terra, mangiano una zuppa e buttano la ciotolina per terra, insomma non sono attenti a queste cose, basterebbe poco, però purtroppo nella cultura loro non c'è. Camminando per le strade trovi di tutto per terra, questo è l'aspetto un po' più negativo, che purtroppo non hanno proprio l'igiene dentro, del resto è Africa, questo io l'ho detto prima, non ci si aspetti di trovare chissà che cosa. Le offerte europee, i divertimenti europei, le scelte ai supermercati, quelli non ci sono, quindi uno si deve accontentare di quello che è. Ecco, un po' è questo. Non sarebbe l'Africa, però è bello anche per questo, il mondo è bello anche per questo. Questa è stata la mia esperienza. Ho un'ultimissima domanda, no, Emiliano? Sì. Se posso? Vai. Senti? Sì, ti sento. Mi senti? Sì, ti sento. Ecco. Se tu però potessi anche portare i tuoi familiari, no? La tua famiglia, senza particolari problemi,
ancora avresti delle riserve? Allora, io come tu sai ho due figli, uno di 15, uno di 12 anni. In realtà l'unica riserva che io ho è quella della scuola, perché questa infatti mi sono scordato di parlarne prima, non ho analizzato oltre che la sanità neanche la situazione del livello delle scuole. Quindi ecco il mio viaggio che ho fatto in questi giorni insieme a spesso sono stato con te, ho analizzato più che altro come era lo stile di vita, come si poteva vivere, come acquisire la residenza. Mi manca ancora da studiare la sanità e le scuole. Queste sono le due cose che più diciamo che non ho ancora sviscerato completamente. Tuttavia, io nella mia posizione personale, essendo separato con due figli, quindi i ragazzi stanno un po' con me, un po' con la mia ex moglie, la mia ex moglie non meriterebbe mai da portare a Zanzibar. Quindi io però non avrei nessuna, io dal punto di vista mio personale non avrei nessuna riserva a portarli giù, a fargli fare una bella scuola di inglese e poi la scuola quella normale in lingua inglese. Non so se avrò questa possibilità, però non avrei nessuna riserva a trasferirmi laggiù se la situazione fosse andasse ancora come presumo. Non avrei nessuna riserva. Mi si trasferirei tranquillamente. Pronto? Sì, prego, prego. Pronto? Io ci sono, parlate. No, è questo. Stavo dicendo che... Non sento. Io vi sento. No, non sento Massimo. Io sento te. Sì. Massimo purtroppo volta la linea quella che è, vabbè. Ecco, no, questo è, dal punto di vista, dunque, per rispondere definitivamente, se fosse dipendesse da me, io non avrei nessuna riserva a trasferirmi a Zanzibar. Questo è. Neanche con i familiari. Quindi non avresti problemi, scusa, ma non ho capito. No, non avrei problemi. Non avrei problemi, assolutamente. Assolutamente. Beh, ho una situazione particolare quello che volevo... personale. Sì, vabbè. Però dal punto di vista, io lo farei, senza dubbio. Ecco, io vorrei fare un'osservazione, per carità di Dio, a tutti coloro che stanno seguendo, fanno per parlare di vaccini, tutte cose che non c'entrano niente con quello che Emiliano sta dicendo, perché non imparate a fare domande intelligenti? Vi lamentate della situazione italiana quando avete la possibilità di ascoltare qualcuno che vi dà una testimonianza unica al mondo, continuate a scrivere sciocchezze. Come pensate di uscire dalla vostra situazione con un atteggiamento così irresponsabile? C'è qualcuno che mi può fare un commento su quello che ho detto? Prego Emiliano, concludi e poi intervengo io, vai. No, non fa niente nessuno. Il mio no, intervento. Beh, io avrei finito, insomma, adesso purtroppo non riesco a leggere i commenti perché non so quello che scrive. Meglio così, guarda, è meglio che tu non li legga. Lasciamo perdere. Le persone sono invidiose, io non lo so adesso, però se dovrebbero muovere il culo e andare a vedere qual è la purtroppo situazione. Purtroppo non lo fanno. Ho capito. Lì guaio. Lasciamo perdere chi non può permetterselo, ma quello che posso permettere se non lo fanno, figuriamoci. Questi sono tutti figli del 68 e nipoti del 68. Ecco la generazione che hanno capito. Via, mi ringraziamo molto. No, devono capire l'evento. Devono,
tra l'altro un nipote 68 c'è davanti qua nella chat, è un semitirolese, anche lui un nipote dei 68ini. Vabbè, io troppo. Ma perché seguono la trasmissione? Non ho capito. Perché seguono la trasmissione? Se devono fare sti commenti. Perché non hanno niente da fare. Non hanno niente da fare e sono dei frustrati mentali e allora intervengono per partecipare scrivendo sciocchezze. Invece di fare domande intelligenti come il dottor Dei ha raccomandato. Ecco perché siamo nei casini d'Italia. Purtroppo sì. Siete nei casini, mi piace dirlo. Ma io infatti ho lasciato, cioè, ho smesso, come ho detto prima, ho smesso di gridare nel deserto, non ne posso più, insomma, tanto chi ha capito, chi non ha capito non capirà mai più. È vero? Esatto. È così. Sono d'accordo. Va bene, ascolta Emiliano, io continuo adesso sperando che la linea mi ci assista a fare... ci sono problemi, magari ti che sai già ti annoio se te hai altre cose. No, devo uscire in questo momento, a parte ti sento malissimo, vi lascio proseguire l'intervista. No, ma ormai chiudiamo. Ok, va chiudiamo bene. E basta, cioè non è che purtroppo la linea è quella che è, ma in ogni modo io, diciamo, mi dispiace, abbiamo quantomeno di positivo che tu hai parlato di una tua esperienza che chissà che non sia d'esempio anche per gli altri. No, io mi dispiace perché è la prima volta che faccio un'intervista, non so neanche, non è che sono tanto capace a parlare non ho questa capacità, spero di essere stati utili. Grazie, ci sentiamo privato noi, via, allora, ti lasciamo le tue cose, tanto anche noi chiudiamo perché la linea è troppo. Tanto mando in onda il video, l'ho già corretto il titolo, nel frattempo lo corretto poi apparirà corretto, e niente, vi saluto nel frattempo e ci sentiamo, speriamo bene. Ubaldo, sì. Possiamo provare domani sera, ti va bene? Sì, possiamo provare ancora, sì, proviamo. Allora, a chi ci ascolta o chi ha veramente voglia di ascoltarci, diamo appuntamento a domani sera dove spiegherò tutti i dettagli gratuitamente, praticamente. Chi partecipa deve partecipare, per quello che mi riguarda, in maniera un pochino più coerente ai contenuti di quello di cui parliamo. Non credo di pretendere troppo, anche un minimo di educazione prevederebbe questo, perché comunque siete ospiti di un salotto, in questo caso privato, in questo caso privato. Emiliano, ti faccio tanti saluti, ci sentiamo poi presto. Ci sentiamo allora. Alla prossima, domani sera, ciao. Un saluto, ciao, grazie. Bene, ciao.